Siamo anche su YouTube? Per il momento solo Facebook. Sì. Vado. Allora, Okay. buonasera e benvenute a tutte. A nome, benvenuto a nome della Casa delle Donne di Milano e del gruppo Librarsi. Stasera, Nicoletta Buonapace dialogherà con Margherita Giacobino, che abbiamo già imparato a conoscere. E lo stesso dicasi di Nicoletta. Per quanto riguarda Margherita Giacobino, è scrittrice, saggista e traduttrice, vive a Torino. E ha pubblicato, intanto ha tradotto autrici di grande spessore come Emily Bronte, Margaret Atwood, e anche tra le altre Audre Lorde, e anche scrittori masti come Flaubert. Come scrittrice ha scritto vari romanzi che a me divertono. Già a partire dal titolo, devo dire la verità. Un'americana a Parigi, per esempio L'educazione sentimentale di C.B., L'uomo è l'uovo fuori dal cavagno. Il cavagno è una tipica espressione piemontese, no? La cavagno, il cavagno. E poi Ritratto, ecco, Ritratto di Famiglia con bambina grassa, e poi l'età ridicola, ahimè, anche questo molto diciamo pungente, interessante. E il dialogo stasera avverrà sull'ultimo suo libro, Il tuo sguardo su di me, che è lo sguardo incrociato di una madre su una figlia e poi di una figlia su una madre, un argomento che, come sappiamo, ha infinite ricchezze e potenzialità. Nicoletta Buonapace è nata a Livorno e vive ormai a Milano da circa 30 anni. A Milano c'è stato il suo incontro con il femminismo, ambiti di ricerca e di lavoro, come l'Università delle Donne con cui collabora strettamente, collabora a una rivista di poesia, Genesis, è essa stessa poeta, ha scritto due raccolte, Icare e D'ora in ora, e inoltre ha molto partecipato ai gruppi di riflessione femminista nell'ambito dell'Università delle Donne e anche la sua poesia è una ricerca di, come dice lei, di cittadinanza, di identità e di ricerca di un bene della polis. Ecco, quindi Nicoletta e Margherita si conoscono credo, da lungo tempo e quindi penso assisteremo a un dialogo molto ricco e stimolante. Sì, bene, volevo soltanto ricordare che abbiamo già avuto piacere di incontrare Margherita e di discutere con lei del suo libro Ritratto di famiglia con bambina grassa. Questo è già ancora un 3 o 4 anni fa, insomma, quindi siamo molto felici di averla ancora adesso con noi. E l'abbiamo anche vista partecipare ai nostri incontri che promuovono, diciamo, una rete di relazioni tra le case editrici femministe. E comunque devo dire che questo suo ultimo libro ci ha particolarmente interessato e colpito, e quindi adesso siamo ben felici di parlarne con tutte voi. Grazie, sono molto contenta che mi abbiate invitata, grazie.
Nicoletta, apri il microfono. Nicoletta, il microfono. E poi bisognerebbe farla vedere, Nicoletta. Ecco, farla comparire. Anche il video, Nicoletta. Io il video ce l'ho aperto. Ah, va bene. Si vede? Sì, magari se Antonella riesce a metterti... Ecco, beh, perfetto, ci sei, ci sei. Ok, va bene. Allora, dicevo, io ho trovato molto appassionante questo libro. Inoltre, io e Margherita siamo amiche da molti, molti anni e per me è particolarmente bello poter fare questa conversazione con lei, perché credo che possa essere un percorso diverso, diciamo così, dalla solita presentazione classica, proprio come dire, mettendo l'accento sulla relazione d'amicizia e sul lungo dialogo che noi abbiamo intrattenuto e intratteniamo. Ecco, io inizierei intanto tra l'altro questa cosa l'avevo già detta a Margherita, la cosa che mi ha colpito più di tutte leggendo il libro è l'equilibrio straordinario che secondo me è riuscita a raggiungere nella lingua, perché è un libro dell'intimità, si potrebbe dire. Un libro che entra in una delle relazioni più profonde e coinvolgenti della vita. E lei ha il coraggio di fare questa scelta straordinaria che è del tu, in un rapporto originario, in qualche modo, con la madre, ma riesce a farlo stando su una lama sottilissima, secondo me, che io ho ammirato e ho considerato un miracolo della scrittura, perché c'è questa estrema fedeltà all'esperienza dei sentimenti, della concretezza di una relazione e nello stesso tempo la capacità di riuscire a rendere unica questa figura in tutta la sua umanità. E il titolo rimanda allo sguardo della madre sulla figlia, ma quello che mi ha colpito di più in realtà è lo sguardo della figlia sulla madre, così come viene espresso fin dall'inizio del libro, dove dice: ho sempre voluto parlare con te, parlare di te. E racconta che all'inizio del suo percorso di scrittrice il primo romanzo è proprio quello che tenta per un concorso letterario e scrive: da principiante ho cominciato dalla cosa più difficile, senza misurare né le mie forze né gli ostacoli. Un discorso che poi riprenderà più avanti con una pagina bellissima che dice: volevo parlare solo di te in queste pagine, ma non riuscivo a dirti in terza persona, lei, mia madre, Maria Grazia. Ci ho provato, non era possibile. Il tu si è offerto spontaneamente, è diventato inevitabile. Il solo modo che ho trovato per parlare di te è parlare con te. Ecco, allora mi piacerebbe che Margherita ci parlasse, mi parlasse di questo percorso, di questa scrittura, del tempo, dei passaggi che l'hanno reso possibile. Vabbè, Nicoletta, grazie. Che dire? Innanzitutto, tu mi parli di equilibrio, tu sei una poeta, tu di linguaggio, cioè con il linguaggio ti misuri quotidianamente, quindi non può che farmi molto piacere che tu parli di equilibrio. In effetti un po' di equilibrismo qui c'è, nel senso che è stato molto arduo capire cosa dovevo dire
cosa dovevo tacere e quello che volevo dire, cosa volevo e dovevo, volevo, come, in che modo e in quale punto, no? E, come poi si vedrà, insomma, ci sono dei momenti narrativi e momenti un po' di, diciamo, di riflessione, no? Ci sono momenti in cui l'azione va avanti e altri momenti in cui io parlo invece di fantasie, di sogni, cioè è tutto un intreccio di moduli narrativi diversi. Che io ho scritto un po' per me, cioè per me stessa, nel senso che questo era un libro che era molto importante per me scrivere. Allora, e tu mi hai chiesto come nasce questa scrittura, è nata limando e levigando, perché è un libro che è stato molto complesso, è cominciato praticamente subito dopo la morte di mia mamma, come sotto forma di diario, perché io ho avuto la necessità di scrivere le mie impressioni di quel momento. È andato avanti e diciamo che anche la prima lettura per chi mi ha seguito è stato questo, il diario della sua morte, il diario del lutto. Dopodiché io mi sono resa conto che non volevo parlare della morte di mia madre. Io ho avuto un forte trip della morte dopo la morte di mia madre, se posso sdrammatizzarlo un po' così. Diciamo, questo incontro ravvicinato mi ha molto ispirata, tant'è vero che l'ho affrontato in quel libro che si chiama L'età ridicola. Però non volevo raccontare la morte di mia madre, non volevo parlare di quello. Poi nel libro c'è anche questo, perché è un libro che copre un po' tutta una vita, quindi anche in quel momento, il passaggio estremo. Ma io volevo parlare della sua vita, di lei come era stata, volevo parlare di lei come madre, ma lei come madre poi era lei come donna, perché mia mamma è stata una mamma tipica, molto poco materna. E quindi io l'ho scritto almeno 5 volte e quindi la parte che non è stata, è stata scartata, è diventata molto molto ampia. A un certo momento, una di queste cose qui, una di queste versioni era quasi, era molto molto letteraria saggistica, non cioè letteraria narrativa, saggistica. Cioè io mi confrontavo con le scritture sulla madre e la figlia. Dopo ho buttato via quasi tutto. Ho tenuto solo 2 o 3 scrittrici che sono entrate perché faceva un po' parte della mia vita, no? Del vissuto. E poi a un certo punto è subentrata questa formula io-tu, perché in effetti, sai, un po' quando ci si chiede per chi scrivi, no? Cioè, chi è la tua lettrice? Parlo al femminile non a caso perché parlo di me. Allora, per me la mia lettrice è quella a cui io mi rivolgo parlando, cioè è quella a cui penso quando scrivo, quando parlo nella scrittura. E in questo caso era proprio lei, quindi c'è anche un forte desiderio di evocarla, di evocare proprio una presenza laddove io ho la nostalgia di qualcuno che non c'è più. Infatti rendi benissimo questo passaggio, questa estrema vicinanza. E tra l'altro, secondo me, un grandissimo merito di questo libro è il fatto che sei riuscita a sfuggire proprio all'idealizzazione. Maria Grazia è una persona molto concreta, che la si riconosce, è ironica, è severa, ma anche spettatrice di passioni. E mi chiedevo da dove venisse questa libertà di giudizio, ma tu lo fai capire molto bene da dove viene, costruita nella relazione con le donne del suo microcosmo familiare. E qui tu racconti, secondo me, con un'idea che secondo me potrebbe essere rivoluzionaria per certi versi, di una maternità condivisa, perché Maria Grazia, tu la definisci una figlia collettiva, e questo mi sembra estremamente illuminante, nel senso che poi di fatto le scelte di coraggio, da dove vengono? Vengono forse proprio da questa rete di relazioni e in qualche modo un sostegno che mi sembra a prescindere
a prescindere da tutto, cioè il sostegno è a Maria Grazia. Mi viene in mente, tra l'altro, in questo equilibrio straordinario, tra passione, c'è anche però l'ironia, e c'è anche una sciocchezza. Quando racconti a un certo punto della ninina, mi ha colpito, che è una delle magne, che dici: da monarchica e conservatrice si fa suffragetta per amore di Maria Grazia. Ecco, mi sembra, mi amo molto questo aspetto, che tra l'altro tu, con una citazione di Roland Barthes all'inizio del libro, in esatto, rendi chiara, no? L'idea di un bene che è intelligenza, di una intelligenza che è legata all'esperienza, al sentire, che in qualche modo si svincola da quelli che sono i saperi costruiti, e anche le relazioni così come normalmente vengono pensate. E credo che questo sia un aspetto molto bello, molto particolare, no? Che lega lo sguardo delle magne su tua madre, ma anche di tua madre su di te, e forse anche tuo sulle altre donne. Mi piacerebbe che ci parlassi di questa intelligenza del bene. Io la sento tanto questa cosa. Sì, certo, dovremmo parlare molto a lungo per sviscerare questo argomento. Guarda, io l'ho trovato anche nelle persone attorno a me. È vero, questa intelligenza del bene è un po' come un sentire a livello della mente, diciamo, un canale sbloccato tra il cuore e la mente. Non so come dire, non ci sono blocchi. Non si... E loro erano queste donne che hanno fatto da mamma, da mamme alla mia mamma, erano donne semplici, erano le sue magne, donne tutte non istruite, e anche mia mamma aveva fatto le elementari, però poi ha letto moltissimo. Allora, innanzitutto per lei si trattava, il leggere è stato proprio il farle capire quello che lei non sapeva, cioè il farle dubitare del suo giudizio, farle anche fare una sospensione del giudizio. Quindi non era una che voleva imporsi, anche se era cresciuta in un mondo dove poi la gente aveva delle opinioni molto così rigide, no? Anche le zie avevano opinioni rigide, le magne. Poi però a un certo punto, trovandosi di fronte al bene, cedevano all'amore, no? Nel senso che era più importante l'altra persona che non la propria opinione rigida. Ecco, questo è stato sempre un po'... Magari ci sono stati conflitti, ma i conflitti poi tendevano sempre a risolversi in quel modo lì. E poi io ho conosciuto anche, tu parli delle relazioni con le altre donne, questa l'intelligenza dei sentimenti. Guarda, io l'avevo trovata esemplificata anche nelle persone che poi mi sono rimaste... delle amicizie durature. Ti cito due scrittrici che ho conosciuto, due scrittrici americane che avevamo invitato in Italia nel 2006 e con cui si è creata un'amicizia. Una era la Dorothy Allison e un'altra era Lillian Federman. E sono due donne che in qualche modo hanno saputo veramente coniugare il sentimento e l'intelligenza, non so, nelle loro scelte di vita, no? Passando per esempio Dorothy da una condizione di ribellione, perché lei era una donna veramente, come dire, una super alternativa, no? Lei, chi ha letto i suoi libri, che sono meravigliosi, lo sa, io tra l'altro ne ho tradotto uno, che è stato a riuscire da Minimum Fax, il titolo è Trash. È passata, cioè ha fatto tutto un percorso, no? Nel suo rapporto con un'altra donna e nel suo avere un figlio, un percorso di, come dire, non integrazione, ma di affrontare il mondo da un altro punto di vista, no? Quindi sono donne in cui non c'è una rigidità ideologica, in cui c'è veramente un modo di apprezzare le cose, le persone, gli altri, anche con humor e con una grandissima accoglienza, ma un'accoglienza non indiscriminata, no? E Lillian Federman e la sua compagna poi per me erano state l'esempio perfetto di quello che era un'unione del cuore e della mente, perché erano donne che avevano creato una famiglia di successo, dico proprio di successo, cioè che funzionava bene,
perché erano, sono due, hanno saputo veramente unire queste due caratteristiche. Cioè, mentre quando si parla di amore, spesso si parla di passioni travolgenti, di qualcosa che ti deve sbattere lì e distruggere il tuo intelletto, e per loro invece questa cosa era, non era così. E diciamo che io ho questo insegnamento del ragionare anche sui sentimenti, l'ho avuto anche in casa, no? Anche perché eravamo tutte poco drammatiche, cioè non vuol dire che uno non sia passionale, però insomma che a un certo punto riditi un po' addosso nel dramma, no? Sdrammati. Io per esempio ho ereditato lo Sturm und Drang da mio padre e mia madre ha fatto tantissimo per abbassare il tono e io le sono grata di questo, anche se in certi momenti era dura, non era stata sempre facile. No, infatti ricordo che a un certo punto dici, quando proprio relativamente alle passioni amorose, su, secca e poi passa. Secca e poi va via. Secca e poi va via era un suo, modo di dire, di andare oltre il momento presente. Che poi non è che lei non ascoltasse o non sapesse amministrare il conforto, però c'è anche questa esortazione a superare la tragedia, a ridersi anche un po' addosso. Questo era proprio una roba che correva nel discorso familiare. Molto prezioso, molto prezioso. E stando ancora sul tema, infatti, mentre da una parte c'è questa capacità di ragionare, se vogliamo anche di ritrovare una certa leggerezza, dall'altra tu ti misuri anche con donne che invece hanno esperienze diverse, che poi sono la maggioranza, nel senso che una maternità vissuta in solitudine, vissuta con fatica. Per esempio, quando racconti di questa amica che è madre single di due gemelli e che si sente inchiodata a quel ruolo, quasi con un senso di colpa per questo. E tu in qualche modo cerchi di rivendicare invece questo valore di umanità, la cosa che mi ha colpito tanto è questo cammino verso un'umanizzazione al di fuori di quello che è il mito e delle difficoltà per uscire dal mito che, come dire, abita le donne stesse e il movimento anche delle donne. Tant'è che in uno dei tuoi passaggi, quando a un certo punto incontri il femminismo, incontri la relazione con le donne che si vogliono emancipare da questi schemi, c'è quasi una, come tu lo chiami, le madri ferite che non smettono di sanguinare. C'è un giudizio da parte anche del movimento sulle donne, sulle madri e la rivendicazione di un'orfanità, di un taglio ombelicale che però, come dire, non è autentico, nel senso che viene fuori appunto la contraddizione con un altro mito, che è quello delle grandi madri, che è quello di un matriarcato così, fantasticato, cioè ci sono questi due poli che tu metti molto bene in luce. Sì. Io volevo parlare di questo perché è stato per me una riflessione un po' sotterranea, non sempre consapevole, è diventata consapevole a un certo momento della mia vita. E io lì parlo degli anni 70, cioè di quando io ero giovane e effettivamente nel mio primo impatto con il femminismo, una delle cose che mi ha trasmesso è stato questo fatto, questo rifiuto del materno. E noi eravamo un movimento di figlie. Nel senso che non c'era proprio un po' un tenere a distanza, no? Quando io dicevo, ma io la domenica vado da mia madre, mi guardavano così, mi ricordo una che appunto mi disse di tagliare il cordone ombelicale. Io trovavo molto difficile spiegare, anzi, allora non era possibile per me, ci ho messo decenni a spiegare, poi alcune lo capivano, che a me mia mamma mi piaceva, cioè io stavo bene in sua compagnia, no? Era una persona che mi piaceva frequentare.
poi non è che, cioè, con ciò non voleva dire che devo stare, come dire, attaccata alla sua sottana, avevo la mia vita, però io quando andavo da lei ci andavo volentieri. Era molto difficile far capire questo, no? E perché c'era proprio questa cosa antimaterna. Nello stesso tempo le madri erano presentissime, perché le donne piangevano molto per la mamma e sulla mamma, anche adesso lo fanno, credo. E poi appunto c'era quest'altra cosa, questo mito del materno, appunto delle grandi madri, le dee, eccetera. E diciamo che c'era questa, c'erano questi opposti nei quali io non riuscivo a collocarmi. Ecco, ho avuto questa difficoltà di collocazione, l'ho avuta molto, molto a lungo. Poi a un certo punto ho smesso di tentare di collocarmi e me ne sono un po' fregata. E penso che ci sia ancora adesso, cioè ho visto, leggendo anche nelle mie letture, che molto spesso il rapporto con la madre è conflittuale, no? E in questo devo dire che anche fino a un certo punto tutta una letteratura psicologica, psicanalitica o pseudo o un po' divulgativa presentava il rapporto madre-figlia come un rapporto di conflitto, che doveva essere necessariamente di conflitto, perché sennò non crescevi. Poi c'è stato il recupero della mamma, e questo è venuto con tutta la narrativa e filmografia femminista e post-femminista, quindi le mamme sono diventate le grandi mamme, l'albero di Antonia, queste cose qua. Va benissimo, cioè ancora lì, ancora in questo senso, io non mi collocavo né mi colloco. Per me era una cosa è stata una cosa diversa. Sono anche consapevole che mia mamma era diversa. Lei era una donna diversa dalle altre mamme. E infatti ho cercato un po' di raccontarlo, perché ho parlato delle mie due colleghe, quando eravamo giovani, le mie due colleghe di ufficio, e delle piccole riunioncine di autocoscienza che si facevano nel bagno del terzo piano, in cui loro piangevano molto sulle loro mamme, e io cercavo di trovare qualcosa che fosse a carico di mia madre, perché per non sentirmi proprio completamente tagliata fuori, ma trovavo poco. E quindi no, infatti ci sono delle pagine bellissime quando dici appunto che c'era un po' troppo poco per un sospetto, il sospetto restruire, sì, un processo che fosse così poco difficile una madre. Tra l'altro tutto questo, tornando in qualche modo, in realtà è vero, una madre assolutamente atipica, ma secondo me atipica perché forse all'interno di questo bene un altro aspetto fondamentale che c'è è il rispetto. Io credo che il rispetto sia quello che apre di più a una relazione d'ascolto reciproca. Tu con grande delicatezza e grande maestria racconti la tua adolescenza e questo strano dialogo con la madre avvenuto attraverso i libri, no? Attraverso, sì. E attraverso anche in fondo la spontaneità del vivere, nel senso che tu dici, quando porti per la prima volta un tuo amore a casa, la parola, dice, lei accoglie e non giudica. Io credo che questo sia un fatto molto raro per le donne della nostra generazione, che spesso in famiglia hanno avuto dei percorsi molto difficili. E tu in questo percorso racconti un episodio, secondo me, molto, molto significativo dell'atteggiamento che c'era. Quello di questa ragazza che si inventa una relazione di gruppo, una relazione eterosessuale con questa madre assolutamente cieca, che evidentemente non vuol capire quello che in realtà sta accadendo, e tu come dici, non si capisce come mai gli altri erano tutti fantasmi, io ero l'unico essere in carne ed ossa che frequentava quella casa. E quello che questa ragazza a un certo punto dice, che è illuminante, dice: non ci si libera di una madre,
la si gestisce, che da una parte una roba terribile e dall'altra segna però appunto un momento secondo me molto importante. Io non so se l'ha letto, perché ovviamente ho cambiato i nomi, ma penso che mi abbia tirato mentalmente qualche coltello, però è vero, cioè nel senso che mi dispiace, scrivendo si fanno anche queste cose, si raccontano anche un po' i fatti degli altri, cambiando magari i nomi è meglio. C'era questa situazione, era molto divertente, cioè c'erano due ragazze che stavano insieme per la maggior parte del tempo a casa mia, cioè io e quella. C'era la mamma mia che poi veniva a casa mia ogni tanto e passava da me, per esempio, oppure io andavo poi la domenica, cioè sapeva in sostanza, vedeva, non andava, cioè, nel senso che non le veniva detto più o meno niente, ma non le veniva nascosto neanche niente. E c'era invece un'altra mamma a cui invece veniva raccontata una storia molto fantasiosa, anche interessante, perché poi era una specie di telenovela, perché lei si era inventata un gruppo e siamo in cinque, perché dobbiamo essere dispari, perché così non siamo tutte coppie. E siamo in cinque e ognuno aveva un nome, però l'unica, a parte lei, cioè l'unica degli altri quattro, l'unica reale ero io. E però gli altri tre avevano un nome, un carattere, un'esistenza, succedevano delle cose, quindi era anche uno stimolo alla creatività, e questa è la sua cosa. Le bugie sono sempre un grandissimo stimolo alla creatività, in questo senso a me è un po' mancato, io ho dovuto andare a cercare diversamente in altri posti. Perché non ho mai raccontato bugie, quando non avevo voglia di raccontare semplicemente tacevo. Certo, però la cosa bella e che vorrei appunto sottolineare è questa certezza che c'è nel fondo, legata da una parte all'amore e dall'altra al rispetto. Mi sembra questa certezza d'amore che in qualche modo, come dire, ti rende forte. Ci ho messo tanto a capirlo, cioè la certezza io la sentivo, la sentivo sempre, io sentivo che, cioè ogni tanto, ho raccontato anche come lei ogni tanto mi raccontava delle storielle di cattive rapporti familiari, gli apologhi li ho chiamati, no? Che mi sono venuti in mente per dirmi guarda lì, guarda come trattano male quel ragazzo, guarda quella ragazza, la sua mamma non l'ha capita, per dirmi guarda che se dovesse capitare qualcosa io non farei così. E questo io lo sentivo, perché comunque io sapevo di essere per lei un bene più prezioso del suo giudizio, non so come dire. Poi mia mamma non era una che mi condonava, cioè era anche un po' severa per certe cose, però cioè non è che non esistessero canoni, però sapevo che lei si fidava di me e questa era anche una bella responsabilità, non è che non fosse, in certi momenti era anche un po', per esempio io racconto di come a 20 anni a un certo punto me ne vado, parto per un viaggio e non dico niente perché la libertà sembrava essere non avere legami, non avere responsabilità, non dover rispondere di me a nessuno, no? Cioè c'era questo esperimento di libertà che però vivo non benissimo totalmente, perché in fondo avrei potuto fare una telefonata e dire sono qui, tornerò prima o poi. Ecco. E quindi, insomma, vabbè, c'è tutta questa dialettica. Io l'ho sempre sentita questa cosa, questa sicurezza. Devo ammettere, ci ho messo molto a razionalizzarlo. D'altra parte è anche un limite, perché io non ho altre... Cioè, mi sono resa conto che la più grande appartenenza che ho sono le donne di casa mia. E poi che è stata un po' trasferita e allargata sulle donne che nel tempo si sono aggiunte alla mia famiglia, chiamiamola famiglia, la mia cerchia, cioè le mie amiche, no? Le persone, cioè un po' quello che Virginia Woolf dice, io come donna non ho patria, ecco, anch'io sento quello, l'unico luogo di appartenenza è questo, sono le donne, è l'amore delle donne, l'unico luogo di appartenenza. D'altra parte lo diceva anche Audre Lorde, diceva per me la mia salvezza è il lavoro e l'amore delle donne, e quindi non mi sento così, insomma non mi sento, cioè mi sento a parte di una tradizione. Cambiando discorso invece, torniamo sulla lingua,
una mi ha colpito a un certo punto il rapporto con il dialetto. Tu scrivi a un certo punto del dialetto, che era questo, faccio prima a leggerlo, che è bellissimo tra l'altro. Questa lingua poteva omettere e spesso lo faceva. Sapeva essere crudele, ma di solito non mentiva. Era sarcastica, cruda, materiale, povera e ricchissima. Poche parole per i sentimenti, tante per i corpi e gli stati del corpo, il cibo, la terra e le cose, gli oggetti di uso comune, le sciocchezze e le follie, le illusioni e la boria. Una lingua che livella verso il basso dell'umana esperienza, che non conosce né grandi uomini, né valori assoluti, né concetti astratti. E in questo mi sembra che sia legato al discorso della madre con tua madre. Tant'è che torna anche alla fine del libro, verso la fine, quando tu scrivi: una lingua originaria non tace mai del tutto, non è perduta. Ibridata con le altre imparate dopo, continua a essere il substrato dei miei pensieri. Si può leggere questo come in correlazione col tuo lavoro di traduzione, in questo caso una traduzione appunto da una lingua dei corpi e delle cose a una lingua scritta, a una lingua che si misura anche con i saperi, e però anche una forma di resistenza alle lingue colte dei saperi, di una letteratura che si immagina neutra, di un pensiero che si immagina neutro. Eh beh, sì, certo, l'hai già detto, sì. Il dialetto è legato a mia mamma, a mia madre, alla mia provenienza, non solo perché noi parlavamo dialetto, io sono nata, cioè sono, la mia prima lingua è stata quella, quindi l'italiano è stata una lingua seconda, ma anche perché il dialetto per me appunto è una lingua senza ideologia, senza cultura alta, senza quelli che sono gli universali che tanto disturbano, che tanto schiacciano anche la creatività delle donne, il pensiero delle donne, no? E che sono stati anche, come dire, smascherati, sono stati anche rigettati da noi, ma insomma ci hanno turbato e continuano a turbarci, perché continuano a tornare, li butti via, butti fuori da in un modo, torna in un altro. E quindi in quel senso lì sicuramente è legata al materno, è legata al tipo di esperienza di una donna. Sì, la traduzione, certo, perché intanto per me scrivere in italiano è già un po' tradurre, perché, come dire, certo, ho imparato l'italiano molto presto, però è pur sempre la mia lingua seconda, è già un po' tradurre da quello che è un substrato vernacolo, un substrato che ha imparato, come dire, quasi a toccare gli oggetti prima che, cioè, poi è vero che c'erano moltissime parole per gli oggetti, no? Io ne sento la mancanza. Pensa un po', da un po' di tempo sto ragionando tutte le parole che sono insulti e modi di definire gli stupidi e le persone moleste, stupide e moleste, nella mia lingua natale. E sono tantissimi, non ne ho raccolti tantissimi, con delle sfumature veramente interessanti e divertenti. E, tra l'altro, sono molto spesso, non ce ne sono di pesantemente volgari, che fanno allusioni, come dire, alla sessualità, agli escrementi, ma sono pochi. La maggior parte sono anche un po', come dire, molto inventivi, un po' grotteschi e un po' nonsense, che è una roba bellissima. Cioè c'è uno humor natale, nativo
nel dialetto, che se ne va perso nel, per me, cioè spesso nell'italiano, o perlomeno un italiano livellato come quello che, no, che parliamo, dove se devi insultare qualcuno dice uno stronzo e finisce lì. Ma non è vero, magari, cioè, magari è qualcos'altro, qualcosa di ben diverso, qualcosa di più articolato, di più divertente. E poi la traduzione per me è una cosa importante, cioè io sono stata sempre portata alla traduzione, non so perché, è un destino, perché ho cominciato, è stata proprio una mia scelta. Tra l'altro non solo ho cominciato per prima a scrivere la storia di mia mamma a 20 anni, ho cominciato a tradurre su Sylvia Plath, Emily Dickinson e Orlando di Virginia Woolf. Avevo 20 anni, 22. Le cose più difficili, più difficili, poesie, Dickinson, cioè tradurre Dickinson e Orlando, cioè non, tradurre le cose più difficili, ovviamente, in cui vai a sbattere la testa perché non avevo neanche gli strumenti assolutamente, no? Quindi, però devo dire, è stato bello, insomma, ho perso un bel po' di tempo, ma credo sia stato uno dei modi più, solo per mio personale, per me, non che pensassi di... È stato uno dei modi più belli di perdere tempo. E di affinare la lingua, di affinarla sicuramente. Un altro, ecco, un aspetto a proposito è legato alla traduzione, perché è legato a Madame Bovary. Tornando a Maria Grazia, che a un certo punto viene quasi eletta come madre ideale dalle amiche, cosa a cui lei si sottrae con ironia. È bellissimo un episodio in cui con queste amiche siete in viaggio e un'amica piange su delle cose, su una passione amorosa finita male, e tua madre, che è humor tipicamente inglese, siete a Londra, dice: è molto appropriato piangere sotto i salici piangenti. Quindi questa capacità anche di sottrarsi in qualche modo, di mantenere la sua unicità, non voler essere messa sopra un piedistallo, no? Ma rimanere, come dire, nella sua concretezza. E tra l'altro questa cosa di Madame Bovary, che è tutto questo atteggiamento che è contro il romanticismo, che secondo me ha fatto gravissimi danni alle donne. E tu a un certo punto fai un accenno alla figlia della Madame Bovary, che rimane come un'ombra e la compiangi. Non si pensa mai alla figlia di Madame Bovary, sua madre, che sviene quando le dicono che ha partorito una femmina, mentre tu dici: io sono per te un successo. Eh sì, io ho scelto questo paragone, no? Ho scelto di mettere mia mamma di fronte a Emma Bovary, nel senso che lei mi ha sempre detto: io volevo una bambina, quando ho avuto una bambina ero contenta, mi sentivo quasi trionfante rispetto che ho avuto una bambina. E perché giustamente lei era cresciuta in una famiglia di donne, era idolatrata dalle magne, che saranno state anche, dico, potevano essere anche un po' pesanti nel loro amore, ma era un amore autentico, quindi lei questo lo sapeva. E invece il fatto che Emma Bovary svenga quando... Io trovo Madame Bovary un romanzo bellissimo, Emma Bovary è una specie di donna meccanica, nel senso che è il concentrato di una serie, secondo me la più bella interpretazione della signora Bovary, di Madame Bovary, l'ha dato da Louis Kaplan in Perversioni femminili, cioè lei è un concentrato di difetti e perversioni, anche se Flaubert non le avrebbe chiamate ancora così, di quello che è la femminilità costruita. È però una donna meccanica, perché non ha mai un palpito di vera vita. Il libro continua a essere molto bello, però io gli avrei tirato qualcosa sulla testa mentre traducevo al vecchio Gustave costantemente. Però, ecco, in questo senso mi è sempre sembrato che la vera tragedia, perché Emma la sua tragedia se la costruisce, Charles è un babbeo,
E la vera tragedia è quella della figlia Bert, la figlia Bert che è considerata, rifiutata dalla madre, da lei considerata come un giocattolo che si può usare, poi mollare per prendere e lasciare, e poi lasciata nell'indigenza dai due, cioè che facono un salto all'indietro socialmente, che dalla piccola borghesia passa al proletariato operaio. Una storia tragica. Assolutamente. Quindi ecco di nuovo quanto è importante lo sguardo dell'altra, della madre, della donna sulla donna, perché io credo che in questo libro parli della madre, parli di una modalità anche di relazione. Quando a un certo punto dici da dove viene la forza, da dove viene? Questa è la domanda che ti faccio. E il libro risponde, dice, dallo sguardo dell'altra, quando dice è l'altra che ti dice tu puoi, tu sei. Uno sguardo che dici si fa sangue, osso, pelle per resistere al vento, ti tiene in piedi. Sì. Questo forte. Sì, certo. Io me ne sono resa conto, su di me sono resa conto anche sulle altre donne, che la fiducia delle persone che ti sono più vicine, la madre è un po' per definizione spesso la più vicina, la prima comunque, la fiducia, il rispetto, sono delle cose che magari non vengono nominate, però esistono fortemente. Quindi se una persona dubita di te, poi si riflette sul tuo atteggiamento, insomma, no? Ecco, quindi in questo senso sì, io quello paragonavo al rapporto che c'era fra Violette Leduc e Simone de Beauvoir, un rapporto molto difficile, molto doloroso, perché Violette voleva di più, voleva l'amore, Simone concedeva solamente l'appoggio letterario e una severità costruttiva, eccetera, eccetera, una distanza. Ecco, poi la distanza è anche importante, perché anche fra mia mamma e me c'è anche stata questa distanza, cioè non so, io per esempio se avevo un problema eccetera non è che correvo a piangere da lei, mi veniva spontaneo risolvermelo da me. E però, come nel caso di quelle due persone, Simone credeva fortemente che Violette fosse una scrittrice e quindi in qualche modo l'ha spinta, autorizzata e spronata a essere una scrittrice. Lei lo era, di fatto è una... probabilmente mia mamma ha sempre creduto che io potevo cavarmela e mi ha trasmesso questa cosa, che le mie scelte erano scelte razionali, mi vedeva anche più razionale di quanto non ero. E questo ci fa. E a un certo punto c'è anche una mutazione del tuo sguardo su di lei, quando tua madre si concede una passione amorosa. Ecco, in quel momento... cosa accade? C'è un alleggerimento dai ruoli, una liberazione reciproca e anche un incontro su un altro piano? Ma sai, più che altro sì, quello che volevo... questo è stato molto difficile, nel senso che lo spazio dedicato a questa cosa, a questo episodio della vita di mia madre, sarà due pagine. È stata una cosa che io ho affrontato con la scrittura e ci ho messo degli anni per tirar fuori, cioè per capire in che modo potevo parlarne. Io ne ho parlato rispettando la sua privacy, cioè io non ho raccontato le vicende, non ho svelato nulla, però volevo dirlo perché mi sembrava carino, perché per esempio io recentemente avevo, qualche anno fa, tu lo sai Nicoletta, abbiamo partecipato a un'antologia che si chiamava Over 60, cioè ho coordinato, curato questa cosa qua, che parlava delle donne, in questo caso si parlava di amori lesbici sopra i 60. E qui apriremo di nuovo una tematica infinita: che cos'è l'amore, che cos'è Eros, che cos'è il sesso e che cos'è l'età.
Quindi voglio dire, ero anche sensibile a questo argomento, no? del poter vivere delle storie a una certa età. È una cosa che da una madre però in genere non ti aspetti, non so come dire, no? Non ti aspetti che una madre abbia poi una sua vita, anche sentimentale. Quindi io non volevo parlarne, ma volevo dire che c'era stato perché mi sembrava simpatico dire, cioè, poi comunque era la verità. E la cosa che mi ha divertito di più è stato che io mi sono sentita a un certo punto, primo, che non volevo intrudere, cioè non dovevo creare attorno, insomma, una barriera, come dire, così come lei. Non... E secondo, anche un po' protettiva. Ogni tanto pensavo che se qualcuno l'avesse fatta soffrire, io gli tiravo il collo. E questo mi faceva un po' paura, mi faceva anche molto ridere, perché mi sentivo un po' papà. Cioè mi sentivo quel ruolo paterno del padre che protegge la figlia, no? E dice, guarda, se qualcuno mai ti facesse del male, ti facesse soffrire. Era molto divertente, non gliel'ho mai detto questo. Ma quello che però infatti a me ha colpito è una frase che tu dici, che dici, ti lascio andare, sei una donna libera. Casualmente mia madre. Ecco, io credo che in questo casualmente mia madre ci sia qualcosa di molto bello, molto profondo, perché è proprio uscire fuori dal mito familiare dove vedi appunto la persona, dove ricostruisci e rendi. Pensa a tutti quei film o libri, quelle vicende in cui, non so, la madre si risposa o il padre si risposa perché magari il coniuge è morto, no? Cioè, e i figli già non più proprio bambini non glielo perdonano, no? Come dire, è un segno di maturità capire che l'altra persona ha una sua vita, no? E che l'altra persona è poi anche una donna i cui aspetti, molti dei cui aspetti tu non li conosci. Una delle cose che ci ho tenuto a dire in questo libro è che le persone che è più vicino sono le più misteriose. Per me è così, perché il mistero umano mai è così rappresentato così bene come nelle persone che ti stanno vicine. E questo ha un effetto liberante comunque. E beh sì, però, sì. Sì, è stato interessante per me vivere questa cosa perché, insomma, perché era interessante le mie reazioni. Sì, ma... Lei era imperturbabile. Immagino, ma come cambia il tuo sguardo anche, perché anche il tuo uno sguardo di grande rispetto, secondo me che quando si arriva a dire col tempo si impara che non tutto ha un perché. Cioè, secondo me questo è il fondamento del rispetto, no? E che tocca anche la vicenda con tuo padre, che poi in qualche modo, cioè, è lì, per esempio, si potrebbe anche aprire un altro discorso. Cioè, mentre cioè, il modello di relazione tra le magne e tua madre è un modello di sostegno reciproco, quello delle zie paterne invece è un modello, tra virgolette, materno, dove si intende, dove sacrificano, viene sacrificato tutto per amore di quest'unico nipote, no? E ci sono questi modelli diversi e questo tuo, infine, secondo me, questo sguardo, infine, segnato appunto da una sospensione del giudizio, e questo mi piace molto, casualmente mia madre. Quindi mi sembra che restituisci sempre nel filo del racconto quello, e anche laddove c'è il racconto del lutto, della cura, della malattia, però la testimonianza di, tu lo chiami questo amore proteso, quella vicinissima ma incolmabile distanza, e io credo che questa sia la chiave di lettura di tutto il libro, e mi piace leggere queste righe che trovo molto belle. In qualche momento mi pare di voler rimediare a una mancanza clamorosa che
che riguarda le storie tra madri e figlie, le madri, questo specchio oscurato. Penso alle parole che vorrei usare, per esempio distanza, una distanza discreta, a volte trepidante, distanza nella vicinanza. Le parole fanno resistenza quando ci si inoltra fuori dai sentieri battuti. Questa vicinanza nella distanza io credo che sia proprio, oltre a essere una chiave di lettura, ma appunto una modalità che non è narrata, non è, che per le donne risulta particolarmente difficile. E... guarda, non lo so come sia. Un compito... secondo me è una questione anche di età, cioè nel senso che... vabbè, io certe cose le ho maturate con il tempo, ecco, le ho maturate con il tempo. Io, ecco... grazie Nicoletta. Comunque concordo con te che quella è una chiave di lettura, forse è probabilmente la... la chiave di volta, ecco. E io a questo punto aprirei il dibattito alle altre che sono presenti, perché mi sembra che anche per me lo è sicuramente. Sì, volevo, posso intervenire? Allora, pronto? Ciao Laura. Ciao. Allora, volevo il tuo romanzo. È un libro veramente interessante perché nonostante sia una vita quasi semplice, succedono un sacco di cose. Ci sono un sacco di figure anche da romanzo. Il marito che sperpera i soldi, la moglie che ha questo amore tardivo, insomma è variegato. La cosa che vorrei sottolineare è questa rivelazione dell'importanza dello sguardo. Io mi sono accorta che non ho mai guardato mia madre. Era una figura così che davo per scontato, che era lì, faceva il suo ruolo, ma dopo mi sono venute tante curiosità e tante domande, ma non potevo più chiederle niente perché era troppo tardi, era già morta. E appunto mi sono accorta, anche leggendo il tuo libro, che non l'avevo guardata, l'avevo come vista, ma non guardata. E un altro punto dello sguardo è quando dici che col femminismo, dici una frase molto precisa, ecco, negli anni 70 improvvisamente mi appaiono le donne. È successo anche a me, incontrando le donne nell'autocoscienza, nei gruppi, mi sono accorta che io avevo come visto solo dei cliché, no? La ragazza, la donna sposata, l'insegnante, ognuna era un ruolo, ma non era nella realtà qualcuna di vero, ecco. E la rivelazione che esistessero le donne l'ho avuta anch'io col femminismo. È una cosa importante, no? Sapere che le donne esistono. È una cosa che ti toglie sia dalla solitudine che dal problema di essere l'unica a pensare o a essere qualcosa. E alla fine volevo farti una domanda. Virginia Woolf nel suo diario scrive che ha scritto Gita al Faro per una necessità, perché e sappiamo, l'ha detto lei, che la signora Ramsay è ispirata a sua madre,
e il marito anche ispirato da suo padre, ma soprattutto la signora Ramsey è la protagonista di Digital Faro, e che dopo aver scritto questo libro si è sentita come di aver pagato un debito, di essere sollevata, di essere come più libera da ricordi che in qualche modo la inseguivano. È successa la stessa cosa anche a te? Sì e no, nel senso che, allora, se parli di debito, cioè io intanto chiarisco che lo sento, ho sentito spesso questa cosa del debito verso la mia madre, ma è un debito, è come se io avessi ricevuto da lei dei soldi che ho investito e mi hanno reso tantissimo, quindi di fatto non era un debito, è un debito che per me è consistito in una cosa che mi ha arricchita, ecco. Quindi, però io lo sentivo, io avevo voglia di in qualche modo restituirle qualcosa, anche perché poi mia mamma purtroppo ha passato gli ultimi mesi della sua vita lontana da me e gli ultimi anni in una situazione di non memoria, e questo per me è stato un dolore. Probabilmente in qualunque modo se ne fosse andata sarebbe stato un dolore, ma visto che se n'è andata in quel modo lì, è stato un dolore che questo libro mi ha almeno in parte aiutato a superare, dico in parte. Poi per il resto, cioè io non è che avessi dei conflitti, forse posso avere dei sensi di colpa, lo ammetto, perché quando una persona muore, tu ti rendi conto che tutto quello che hai fatto per lei, attorno a lei, è tutto sbagliato, cioè che probabilmente non potevi neanche farla la cosa giusta, ci sono situazioni in cui la cosa giusta, qualunque cosa fai, è sbagliata, insomma. Comunque ridiscuti sempre, sei sempre lì che pensi, avrei potuto fare, invece di quello avrei potuto fare quell'altro. Quindi in effetti su queste cose, a livello, quei pensieri che ti assalgono così, scrivere un libro o non scrivere un libro non conta proprio niente per me. Mi è sembrato tuttavia di darle qualcosa che lei avrebbe apprezzato, un'esistenza in un libro, ecco. In questo senso sento di aver fatto qualcosa per lei. Io me la immagino che legge questo libro, me la immagino che risponde a questo tu che io le rivolgo, e se esiste una qualche minima comunicazione, insomma, fra noi e le forze che ci circondano, e nelle forze che ci circondano metto anche chi se n'è andato, io sento che un po' di quello che lei mi ha dato gliel'ho restituito. In questo senso, ecco, conflitto con mia mamma non è che ce ne fosse, cioè c'è stato questo distacco, le modalità del distacco e questo un po' di conforto il libro me l'ha dato, non so se l'ha dato ad altre persone, ma certamente a livello del, come dire, di quel che ti manca, non so cosa valgono i libri. No, ma valgono i libri perché durano nel tempo e si sì, certo, anche certo. Anni dopo, no? Assolutamente, assolutamente. No, no, ma certo, non voglio sminuire quello che poi per me è una ragione di vita, però voglio dirti che c'è un livello ancora più in giù, io ho cercato di raggiungerlo, del sentimento, del sentire, proprio del sentire fisico e psichico, su cui la parola scritta si avvicina, ma non so quanto raggiunge. Forse la poesia, Nicoletta. Non so se ho risposto, ma insomma, diciamo che certo cambia qualcosa dopo aver scritto della madre, cambia qualcosa, non è che non c'è più la mancanza, ecco. No, no, ma era questo che credo Virginia Woolf intendesse, che ha quasi dovuto farlo perché c'era una voce che gli diceva di farlo in qualche modo. Ma in questo senso anch'io, non mi voglio mettere sullo stesso piano con Virginia, ma la voce ce l'avevo pure io. Sì, era una sensazione che appunto evidentemente vi accomuna. Posso fare un paio di, cioè una sola riflessione e una domanda a Margherita. Margherita, mi senti? Sì, certo.
Allora, io devo premettere una cosa, che ho recepito questo tuo autobiografismo, sì, perché il libro è permeato di autobiografismo, intanto come dici tu, un atto che dovevi a tua madre, ma nello stesso tempo, per chi legge, un atto di coraggio e generosità. Perché è un libro che è intriso di dettagli che si capiscono sono personali e autobiografici, e quindi il coraggio e la generosità con cui li metti nel canestro perché altre possano attingere. E io ho attinto, e adesso poi volevo confrontarmi con te per una cosa. Ma prima volevo dire che a fronte di questo autobiografismo viene fuori una madre, viene fuori Maria Grazia come personaggio narrativo, con tutta la dignità di un personaggio letterario e narrativo. E lì ho cercato di studiare gli ingredienti narrativi e letterari che tu hai usato per trasformare una madre personale in un personaggio che non è finto, ma che è comunque personaggio a tutto tondo e che si trascina dietro tutto il contesto sociale di quel tempo, con altre donne differenti da lei, con i meccanismi economici, sociali di quegli anni, degli anni 50, inizi anni 60, con molta vivacità, con molto colore. Per cui è intanto un personaggio narrativo in tutta la sua dignità. Oltre a essere madre, volevo chiederti una cosa personale, siccome io ne ho scritto e siccome di questo rapporto con la madre, e siccome anch'io ho avuto una madre anomala, fuori dall'usuale, molto simile alla tua, io però stranamente a un certo momento della mia vita, che non era l'adolescenza, era forse gli inizi della maturità, questo affidamento che mia madre mi ha dato e che io ho preso evidentemente nell'adolescenza come qualcosa di molto importante, che mi ha fortificato, ma di questo, come spesso dici tu, me ne sono accorta dopo, alle soglie della maturità l'ho preso come un abbandono, come se lei non fosse più una figura verso la quale potersi, con la quale potersi relazionare e dalla quale avere delle opinioni, delle norme. Dal tuo libro sembrerebbe che tu non hai mai sofferto di questo senso di abbandono, ma anzi lo hai sempre preso così com'era, giusto prenderlo, cioè come un regalo. È così? Ho capito bene? Sì, io non... No, io c'è un momento in cui io, come dire, metto in gioco l'abbandono, ma è quando io me ne sono andata fuori di casa, no? E l'abbandono l'ho fatto io, però io dico un po' te ne voglio per averti abbandonata, perché l'abbandono, insomma, come dire, i meccanismi psichici poi sono sempre... no, io sul fatto di, come dire, che lei determinasse, mi desse delle risposte esistenziali, forse era questo, no? Ecco. Io sono stata anche molto sempre stimolata da lei fino all'adolescenza a essere la parte pensante, per cui di fatto le risposte poi le davo io, magari sbagliate, ma cioè lei si fidava molto del mio giudizio. Per esempio, lei a 20 anni, quando io avevo 20 anni, mi chiedeva: ma cosa ne pensi di quello lì con cui lei aveva un rapporto d'affari, no? Io dicevo: non è una persona affidabile. Ah, ecco, vedi, cioè, come dire, c'era questo tipo di rapporto, per cui lei pensava di non essere istruita, pensava di non saper pensare, il che non era vero perché era in grado, però indubbiamente, e quindi mi ha sempre un po' delegato certe cose. E secondo me ha funzionato anche per questo, cioè i rapporti funzionano anche perché ci si dividono i compiti, no? Non so come dire. Per cui io non ho mai patito l'abbandono, anche perché poi mia mamma ha seguito molto la mia vita, nel senso che poi ha fatto amicizia con le mie amiche se la volevano anche un po' accaparrare ogni tanto, ma poi lei era una un po' indipendente che si faceva anche le sue cose, ma no, io non ho mai avuto questo senso di abbandono. Quello che mi è capitato è stato ogni tanto il pensare che
come dire, lei non avesse una comprensione per quello che io chiamo il mio Sturm und Drang, cioè la mia, quello che a lei appariva a volte come un eccesso di sensibilità, perché lei era una donna, era un po' illuminista mia mamma, cioè era razionale, era anche capace di ragionamenti lucidi, no? Freddi anche, e che l'ha salvata in tante situazioni della vita. Per cui mi ha costretto a imbrigliare certi aspetti miei che non erano così. Qualche volta mi è pesato. Nel complesso devo dire che è stato un procedimento, chiamiamolo pure una forzatura anche su di me, con una sua utilità, perché forse si cambia nel corso della vita. Passata una certa età ho capito che era meglio avermi imbrigliate quelle cose lì. Quindi no, semmai non ho mai sofferto dell'abbandono, no. Semmai appunto un sentirmi, io dovermi sentire io troppo matura e responsabile. C'è stata un'età in cui avrei voluto piangere sulla spalla di qualcuno, però ne avevo un'altra spalla e quindi non sono andata da lei. Poi ho smesso di piangere e quindi... Il mio, per me non è stato l'abbandono, ma semmai è stata quella cosa lì, ecco, che però è stata non molto fondante, ecco, una cosa un po' marginale. Grazie tante, caro. Posso dire una cosa, Margherita? Ci sono altre persone che vogliono parlare. Guarda, ti devo dire una cosa proprio molto mia personale. Ti ho detto che io sono stata incantata dal tuo libro, oltre che per il fatto che ripropone una madre che fondamentalmente è molto positiva e c'è un rapporto molto, molto bello, insomma, questo fondamentalmente, certo senza idealizzazioni, però c'è qualcosa di molto profondo che passa tra voi due, che vi siete anche credo rafforzati a vicenda molto. Ti dico, uno dei pregi di questo libro, oltre al linguaggio, insomma, è quello che mi ha in qualche modo regalato un'altra madre e aiutato a rivedere meglio anche la mia, perché per alcuni aspetti assomiglia a mia madre, cioè donna che invece forte, energica, magari abituata più a misurarsi con il commercio, se vuoi, che non con la cultura, ma che era molto desiderosa da questo punto di vista di essere completata dai miei interessi culturali. Quindi diciamo in un certo senso attraverso il tuo libro acquisito come un'altra figura materna e mi ha aiutato a mettere a fuoco la mia madre, ecco, tra l'altro mi è venuto voglia anche se non altro anche solo per me di scrivere una serie di ricordi e di cose, e questo te lo volevo proprio dire perché è un effetto molto importante del tuo libro, molto, capisci, tu in qualche modo ci regali una madre e ci fai riflettere, ci dà uno sguardo per riguardare la madre nostra, la madre che abbiamo avuto. Poi comunque appunto noi abbiamo parlato rispetto al tuo libro di autobiografia narrativa, perché è vero, c'è molta autobiografia, però c'è anche una costruzione, si sente che il tuo libro l'hai lavorato per anni e anni, perché c'è qualcosa anche di molto bello nel modo in cui ha costruito proprio il libro. E poi io sono incantata da questo linguaggio. Linguaggio tuo in cui io sento, forse c'è ancora l'eco di questa lingua materna, di questo dialetto delle origini, c'è qualche cosa che affiora in particolare in certi momenti, che è insieme molto crudo e molto vero e molto intenso. E io ci sento in questo... Credo appunto di sentire in questo un po' l'eco di un linguaggio delle origini, che è capace appunto anche di ironia, di distacco e qualche volta anche di un po' di crudeltà nel modo di ma che è estremamente efficace. E questo ti dico è una delle cose che mi incantano del tuo libro, oltre appunto a questa risonanza molto forte che ha avuto su di me sul rivedere mia madre in qualche modo e in qualche modo acquisirne un po' anche un'altra. Guarda, se mi dici che ti ha stimolato, che in qualche modo ti ha fatto ritrovare delle cose di tua madre, mi fa piacere, perché secondo me c'è uno schermo, cioè io ho detto le madri sono specchi oscurati, no? Perché è come se non le si guardasse, no? Ed è come se l'immagine che ci spesso l'immagine che ci rimandano di noi è sempre è un'immagine
dura, pesante, conflittuale. E, a volte, cioè io l'ho visto anche nelle mie amiche, l'ho visto in altre persone che magari avevano rapporti anche conflittuali con la madre, però poi mettendosi un po' di sbieco, no? Non so come dire, guardandola con altri occhi, ne coglievano aspetti, no? Che facevano, gli facevano tenerezza, aspetti umani, aspetti positivi, cioè coglievano delle cose di quella donna lì, no? Quando non c'era più il ruolo, no? Se non c'era più il... cioè si rompeva un po' questo schermo del ruolo, e allora quella donna si umanizzava in un altro modo, insomma. E allora forse perché per la mia mamma il ruolo ce lo siamo giocato in maniera diversa, mi sembra è bello pensare che aiuti anche le altre a ripensare la loro madre come donna, ecco, come questa misteriosa sconosciuta da cui siamo nate. Grazie. Grazie a te. Intanto riferisco un paio di messaggi dalla chat, da Lucia De Cicco, che dice che è una presentazione meravigliosa per un libro meraviglioso. Grazie per questa iniziativa, dice Lucia. E Giuditta Pieti, e ringrazio anche lei per l'opportunità, e la ritiene una riflessione così importante su un libro che parla di un'esperienza fondamentale sull'amore primario, sulla mancanza e contemporaneamente sulla risorsa che può diventare occasione per tessere relazione oltre gli stereotipi. Grazie. C'è un altro messaggio di Maria Rosa Del Buono. Maria Rosa, sì. Molto interessante, la rottura del ruolo nel rapporto. No, ho perso il messaggio, non so se qualcuno riesce. Molto interessante la rottura del ruolo nel rapporto che ho proprio vissuto e cercato anch'io. Quindi anche lì un altro riflesso, Margherita, che hai dato a un'altra donna. Sì, un altro pezzo di specchio. Il femminismo ha un po' lanciato una certa corrente narrativa del femminismo agli anni 80, ha lanciato la madre amica, non so come dire, no? Che ha lanciato le amiche, per esempio, in certi modi, che a me sono sempre stati un po' però artificiosi, no? La complicità femminile, una cosa che, scusate, posso dire, una parola che non ho mai capito, perché per me complicità, quando due rubano insieme, sono ladri complici, fanno una cosa, commettono una cosa che forse non è il caso di fare e sono complici. Io invece, la rottura del ruolo per me non è quello, non è la complicità, la rottura del ruolo è vedere l'altra come una persona nella sua estrema complessità. Cosa che quando tu vedi una madre, spesso no, la vedi solo come quella che ti dice di no, o che non fa, non, fa ostacolo a una certa tua visione della... Ed è una cosa pazzesca, io ho presente certe mie amiche, con delle bambine piccole, ma bambine che magari di 5, 6, 7 anni, che dicono: mamma, tu ti vesti troppo male, non sei elegante, eccetera. Cioè, già proiettano sulla mamma tutta una cosa che io fossi la mamma avrei un problema. Come dire, c'è questa ruolizzazione dell'amore, no? Che scatta con la madre, scatta con la coppia, scatta con le amiche, e che forse non ci impedisce di vedere l'altra persona per quello che è, no? Cioè non che deve ricoprire quel ruolo che gli abbiamo affidato noi o che la società gli affida, ma magari ha delle cose anche più interessanti da dirci. Esattamente così. Esattamente. Questa è la voce dell'autrice del messaggio, è Maria Rosa che ti, Maria Rosa che ti risponde. È andato in pieno, grazie, volevo dirlo. Ciao. Comunque la mia impressione è che vi siete proprio in qualche misura formate a vicenda e che c'è stata anche molta capacità di crescere insieme, anche se magari per percorsi molto, sempre con questa giusta e sacrosanta distanza, insomma, però c'è stata molta capacità di relazione e di crescita tra voi due, insomma.
Sì, perché voglio dire, tra noi due c'era anche questa cosa, cioè per me è stata costruttiva anche perché c'era questa cosa che per lei era il sapere, la cultura, e per me era l'esplorazione del mondo dei libri, cioè erano i libri, insomma, i libri un po' intesi. Quindi per dire, non è che ci guardavamo solo in faccia, guardavamo a quella cosa lì. E, in questo senso... A volte eravamo un po' compagne di studio, nel senso che tutte e due imparavamo delle cose. Lei aveva molto entusiasmo nell'imparare delle cose da grande che non aveva potuto imparare da piccola. Perché non... E in questo senso, diciamo che vabbè, se le cose hanno funzionato era perché lei era una donna intelligente, eccetera, ma anche perché avevamo questo riferimento che era... i libri che ci piacevano, cioè in cui andavamo scoprendo cose, le cose che ci piacevano, le cose che ci interessavano e tutte le cose che non sapevamo che forse avremmo potuto imparare, ecco. E comunque, se posso aggiungere, Margherita smentisce il dubbio, se qualcuno l'avesse, io a volte ce l'ho, perché mai scrivere ancora del rapporto madre-figlia con tante autrici che ci sono? Non è mai abbastanza, perché le sfaccettature sono davvero tante, le storie sono tante ed è sempre arricchente, è sempre diverso, e certo dipende anche dal come. Ovvio, e quindi dallo stile e dalla storia. Tu dici che sono tantissime le autrici che hanno scritto della Ma. Io ne ho lette parecchi di libri, sicuramente non tutti. Però non ho trovato che, cioè spesso compaiono le madri, ma non sono sempre libri incentrati su quel rapporto lì, ecco. Ho trovato che spesso le donne parlano della madre o appunto come conflittualmente quando sono nell'infanzia, oppure la recuperano nella vecchiaia, perché allora lei è diventata innocua e si può perdonarle di essere stata una cattiva mamma, o magari anche rivedere il giudizio e dire ma non è stata una cattiva mamma, non lo so. Cioè non lo so se sono stati così tanti, io li ho cercati e non mi hanno, non ne ho trovati poi così tantissimi, ecco, non lo so. Sì, certo, io sto pensando a un elenco di una quindicina di titoli, però hai ragione tu che la maggioranza sono incentrati sul conflitto, non sulla storia, che pur c'è, e non tutte le storie sono conflittuali, quindi questa contribuisce proprio per questo motivo, per questa crescita di queste due donne, una nata dall'altra, ma che trovano poi la loro storia parallela e arrivano a un certo punto a guardarsi in faccia come donne nella loro complessità. Sì, è vero, la maggioranza lavorano sul conflitto. Io per esempio come storie di madre e figlia, io per me sono insuperabili, i racconti di Dorothy Allison su sua madre, quelli che si trovano appunto in Trash, che verrà rieditato tra poco, uscirà da Minimum Fax, e il racconto e l'analisi che fa Audre Lorde di sua madre, dove c'è il conflitto, ma c'è anche una grande ammirazione e un grande riconoscimento della forza materna. C'è una grande capacità, questa è una cosa molto importante di Audre Lorde, di prendere ciò che si può usare e quindi di prendere ciò che ci fa bene, ciò che ci è utile, no? Quindi alla madre la forza dell'imporsi, del vederla, ecco, questa è anche una cosa importante. Una madre, tu dicevi, la madre diventa personaggio. E per forza, perché la si vede agire nel sociale, no? Cioè, per esempio, per me mia mamma aveva un negozio, quindi quello era il suo palcoscenico. E lei lì era veramente personaggio, lei era protagonista. E così Audre Lorde, quando parla di sua madre per le strade di Harlem, ne vede la forza. Quando parla di sua madre che racconta, ne vede il linguaggio. Questa è una cosa che è stata fatta, ecco, questa è una forse delle cose che sono state più esplorate, questa
non solo da queste autrici, ma anche da altre, questo riconoscere nel linguaggio delle madri una fonte di ispirazione e proprio un linguaggio, come dire, che sa creare, che è molto creativo, molto colorito, che evoca, che veramente è già materia letteraria in sé, ecco. Quindi in questo senso sì, se ne è stato parlato, si è detto, anche gli uomini, anche molti uomini hanno riconosciuto nel linguaggio materno una fonte narrativa, una fonte di ispirazione enorme. E poi ho trovato che, per esempio, confessioni di amore incondizionato per la madre sono indubbiamente più reperibili nei maschi che nelle femmine, cioè sono più gli autori a fare queste confessioni di amore e questa, come dire, attribuire questo valore alla figura materna, no? Molto più. Mentre, vabbè, comunque ci sono storie bellissime anche scritte dalle donne, pensiamo anche a Violette Le Duc e sua madre nella Battard, una storia terribile perché era una madre terribile, però molto molto bella. Sì, questo sì, del linguaggio, Laura, ti chiamo all'appello. Questa del linguaggio materno l'abbiamo affrontato in un gruppo alla Libera Università delle Donne guidati da Laura, un po' ispirato un po' agli scritti della Muraro, che il linguaggio materno va, non è che vada riscoperto, va portato a galla perché ce l'abbiamo dentro. E mi colpisce un punto del tuo libro verso la fine, quando tu parli della sua, dopo la sua morte o a cavallo alla sua morte, al suo decadimento, in cui dici che il vuoto lasciato da lei era anche il vuoto del dialetto che vi univa. Lì io ho pensato non solo al dialetto, ma a quel linguaggio originario materno che si beve con il latte materno, appunto, e che tu esprimi molto bene come vuoto anche di parola. Ecco, lei se n'è andata e ti manca la parola originaria che vi ha unite. E quello mi ha proprio colpito. Purtroppo il dialetto ormai sempre hanno parlato e le parole, l'articolazione, l'intonazione, il dialetto è insostituibile per me per esprimere le emozioni primarie. E poi anche perché anch'io ho avuto un po' un'infanzia gestita collettivamente, perché ho avuto molte persone che si occupavano di me, quindi in realtà poi riassumo in mia madre questa presenza del dialetto, ma è stata anche me creata da tutta una comunità di vecchi che erano questo linguaggio, soprattutto vecchie. Sì, voglio dire, io vorrei tornare al concetto che ho espresso prima sullo sguardo, perché la lingua materna, anche quella va ascoltata come la madre va guardata. E io mi stupisco di me stessa perché non l'ho guardata e anche di altre donne che conosco, che spesso danno delle loro madri un'immagine che non mi risulta autentica, non so, un po' stereotipata, come se non l'avessero guardata, come se non l'avessero vista nel suo tempo, nella sua educazione, nella sua epoca, nella sua, insomma, tutte le circostanze storiche che tu descrivi così bene, storiche, insomma, le circostanze dell'epoca in cui si vive, sono importanti, ma la madre va guardata ed è un compito che ancora non abbiamo fatto. Non abbiamo creato questa attenzione verso una persona che è rimasta stereotipo, è rimasta, sì, tutti dicono importante qua e là, ma non è singola,
resta madre con la M maiuscola e poca personalità. Sì, cioè, sono d'accordo, che dire, la madre è ancora adesso uno stereotipo, assolutamente, ed è incoraggiata a comportarsi come tale. Anche, appunto, per cui lo sguardo è importante, cominciamo noi a guardarla, chi può farlo, chi può ancora farlo nella realtà, lo faccia. C'è anche un forte condizionamento familiare e culturale che porta a far sì che, per l'appunto, chi ci ha generato sia la madre con l'articolo e la M maiuscola, quando in realtà per avere uno sguardo probabilmente bisogna avere un senso anche della parzialità, del limite e della... A me piace molto quando Margherita parla di un percorso che porta ad umanizzare la madre, vuol dire esattamente questo, riuscire in qualche modo a cogliere l'unicità, la singolarità che sono assolute di un altro essere umano che casualmente è nostra madre, ma uscendo però, e credo che questo sia un lavoro che spetta a ciascuno, cioè uscire dagli assoluti, così come uscire da a me capita spesso, così anche di aver letto, appunto, anche con Margherita ne parlavamo di fenomeni rivendicativi, orfanità, e quindi in qualche modo, come dire, mettersi anche al lato all'interno di un rapporto perché possa in qualche modo emergere quella che è la singolarità e l'umanità, uscire fuori appunto da cioè molto spesso le donne hanno un atteggiamento rivendicativo nei confronti anche delle madri, oppure di idealizzazione. Uscire da queste due polarità è molto difficile e richiede un percorso, secondo me, non semplice. Io penso che... Scusa se ti interrotta, no? Penso che l'amore fra le donne sia il grande negato del patriarcato. E quindi la madre non si deve amare, cioè non si deve, la tensione fra madre e figlia non deve essere una tensione amorosa, deve essere una tensione di o conflittuale o di modello da assumere. Cioè bisogna essere come la madre, portare avanti quel modello lì, oppure rifiutare la madre per poter essere libera da quel modello lì. Ma una tensione amorosa, che vuol dire conoscere l'altra e amarla per quello che è, poi non sempre, voglio dire, magari ci saranno delle madri che non è molto difficile amare, ci sono anche delle figlie che magari le mamme vorrebbero prendere a calci nel sedere, cioè voglio dire, siamo esseri umani. Però se la tensione amorosa fosse possibile la costruzione di un rapporto d'amore al patriarcato, sarebbe tutto diverso, cioè certe cose non si perpetuerebbero, ecco. Quindi credo che questo sia uno dei grandi negati del mondo in cui viviamo, ecco. Guardare la madre e riconoscerla come essere umano, come donna, e magari perfino amarla, è una cosa che è scoraggiata proprio dalle basi, penso, stesse della, no? Perché la madre deve essere quella cosa lì e la figlia deve imparare a essere anche quella cosa lì, ed è ancora così, oppure non vuole, se è ribelle deve ribellarsi a quella cosa lì. Non c'è spazio per il dialogo fra due persone, fra due donne. Ecco, mi sembra così, ecco. Sì. No, assolutamente d'accordo. Non so se è stato letto, perché ho avuto un momento di sconnessione, se è stato letto il messaggio di Brenda Mora nella chat. L'avete letta? Lei dice: bellissima questa presentazione, vi saluto da Città del Messico.
Vi condivido che 4 giorni fa è stata la festa della mamma e mi sono resa conto che la famiglia non è interessata a guardare attentamente la mamma. Sì, la festa va fatta, ma non si fa attenzione ai bisogni della mamma. Si dà per scontato quello di cui ha bisogno. Grazie tante. Sì, è vero. È proprio guardare, è vero, è proprio, si tratta di guardare con uno sguardo diverso, anziché guardarla appunto come la persona che dà o non dà, o che comunque deve dare, che fa o non fa, guardarla come appunto, come una persona, guardarla, e questo forse è la base, anche la base di un rapporto d'amore che non sia appunto basato soltanto sulla rivendicazione o sulla gratitudine, ma proprio sulla felicità della persona. Certo. Poi ci deve essere una reciprocità nello sguardo, no? Cioè ci deve essere un ricordo, perché guardarsi vuol dire riconoscersi, vuol dire accettare che l'altra è, no? E quindi cioè, se si riesce a raggiungere questa reciprocità, anche se poi dei conflitti prima o poi ci saranno, anche dei problemi non possono non esserci, però indubbiamente nasce qualcosa che rompe questi ruoli, nasce qualcosa che ti spinge nel senso di una libertà diversa, che non è solo la ribellione, ecco. E io spero che sia così oggi, non lo so però, non lo so se le ragazzine, le mamme, insomma, però questa è un'altra tematica. Io vi ringrazio tantissimo di questa lettura così bella e intensa, ringrazio tutte voi di avermi invitata, Nicoletta, di aver letto così, in questo modo il mio libro, perché veramente è soignant, sai che è una parola dialettale, si sente soignant il libro. Quando ti vengono attribuite cure che sconfinano quasi nel lusso, insomma, sei trattata bene. Ecco, il mio libro è stato da te trattato bene. E quindi è stato molto, come dire, apprezzato, e insomma, si sente veramente come la mia gatta quando si gira sulla pancia. Esponendo la pancia da grattare, così si sente. Bellissimo, grazie. Io pure. Grazie tante. Grazie a te di questa occasione, di questo libro. Grazie e buon lavoro, continua a scrivere. Grazie. Arrivederci. Madre e figlia come strumento contro il patriarcato. Scrive Lucia Di Cisso. Bello, bello questo. Ciao. Grazie ciao. Mille. Grazie. Molto interessante. Bello. Ciao. Ci penseremo ancora. Sì. Ciao. Ciao. Chiudo, buona serata. Sì. Ti ringrazio. Ok, grazie. Buon weekend. Grazie a tutti. Insomma, ringraziano. Bene, siamo contente, un po' commosse anche.